Luis Paolo scrive questo memorandum e comincia immediatamente con una diagnosi. E vi leggo, citando la lettera. Noi delle destre economiche non ci troviamo di fronte ad attacchi sporadici. Piuttosto l'attacco al sistema delle corporations è sistematico e condiviso. C'è una guerra ideologica contro il sistema delle imprese e i valori della società occidentale. Luis Powell fa una chiamata alle armi, altrettanto semplice. È arrivata l'ora per il business americano internazionale di marciare contro coloro che lo vogliono distruggere. E chi era il nemico? Lo definisce con altrettanta semplicità. Certamente la sinistra estrema, che è meglio finanziata e ben accetta di quanto non lo sia mai stata prima nella storia. E in questo Luis Powell identifica esattamente quello che vi ho detto 5 minuti fa. Ma le voci più preoccupanti, continua l'avvocato, provengono da elementi perfettamente rispettabili, come le università, i media, gli intellettuali, gli artisti e anche alcuni politici. Gli studenti in particolare, perché quasi la metà degli studenti è a favore della socializzazione delle industrie americane fondamentali. Louis Powell ricorda al potere di allora quello che vi ho infatti detto, cioè che dopo 200 anni di rivoluzione si trovava in un momento di difficoltà enorme e dice, cito, pochi elementi nella società americana di oggi hanno così poca influenza sul governo come il business, le corporazioni e gli azionisti. Non è esagerato affermare che siamo i dimenticati. Ora, queste parole, ripeto, sono scritte nel 1971. Oggi, nel 2009, sentire che qualcuno allora pensava che gli azionisti, le corporation e i business erano i dimenticati della società fa impressione, fa quasi ridere. Siamo talmente abituati, no, allo strapotere. Questo vi dà l'idea di che cosa queste parole sono riuscite a cambiare in soli 38 anni. Incredibile il cambiamento che hanno portato. Il contrattacco dettato da Louis Powell è questo. Dobbiamo organizzarci, pianificare nel lungo termine, essere disciplinati per un periodo illimitato, essere finanziati con uno sforzo unificato. Sono parole, sono, quante sono queste parole? Non lo so, saranno 10, 15 parole. Beh, vi descrivono un fenomeno di nuovo che ha di nuovo cambiato la storia economica e politica del nostro tempo, la nascita delle lobby. Nascono così le lobby che oggi noi conosciamo. Molte persone quando si parla di lobby pensano a delle entità così astratte, non si capisce mai chi siano queste lobby. Ci sono i nomi e i cognomi. Le lobby sono, per esempio, vi faccio alcuni nomi, potentissimi, il Transatlantic Business Dialogue, l'Investment Network, il Financial Services Group, il gruppo Lotis, per non parlare poi delle lobby ebraiche in America, per la questione medio orientale, le guerre, la guerra al terrorismo, eccetera. A Bruxelles oggi sono registrati qualcosa come 15.000 o 20.000 lobbisti che spendono ogni anno 1 miliardo di euro solamente per fare lavoro di lobby. 15.000 o 20.000 persone che rappresentano altrettanti interessi corporativi. Immaginate l'esercito finanziatissimo, come disse Lewis Powell, e fa questo lavoro con 1 miliardo di euro all'anno. E quindi queste parole hanno dato l'origine a questo fenomeno che condiziona la vita di tutti i governi, di tutti i paesi occidentali, di tutte le scelte economiche, di tutte le scelte amministrative. Le lobby sono sempre le prime che vengono ascoltate. Il Transatlantic Business Dialogue dà alla Commissione europea, il super governo d'Europa ogni anno, una lista di desiderata e deve ricevere indietro dalla Commissione europea, fa ridere a dirlo, deve ricevere indietro una pagellina dove la Commissione europea dice su questo abbiamo fatto così, su quell'altro abbiamo fatto così, eccetera, eccetera. Per darvi un'idea del potere delle lobby. Andiamo avanti con le prescrizioni di Lewis Powell. Ce n'è una che è scioccante. Scioccante perché vi racconta di nuovo come questi uomini sono riusciti, sfruttando delle forze che erano le nostre forze, a ribaltare il mondo. Scrive, il business deve imparare le lezioni messe in pratica dal mondo dei lavoratori. Cioè che il potere politico è indispensabile, che deve essere coltivato con assiduità, è usato in modo aggressivo se necessario, senza imbarazzo. Queste parole vi fanno pensare, cioè questi uomini allora, che si ritenevano in minoranza, copiano, fotocopiano quello che era il potere delle sinistre, che le sinistre hanno perduto e con questo potere le distruggono. La rivoluzione, cioè la morte dell'idea di sinistra che Lewis Powell stava prescrivendo, gli fa pensare naturalmente che la decisione, il potere decisionale, molto presto passerà dalle mani dei cittadini che partecipano
alle mani dei colletti bianchi, dell'elite. Il compito è di riportare al potere l'elite. E allora Louis Powell prende di mira le università e dice: è importantissimo che infiltriamo ovunque le università. E attenzione a cosa scrive, in particolare le scienze politiche. Creare un esercito di docenti che credono fermamente nel sistema delle imprese. I nostri docenti dovranno valutare i libri di testo, soprattutto quelli di economia, scienze politiche e sociologia. Dobbiamo avere un rapporto di grandissimo privilegio con le facoltà di economia. Dobbiamo godere di un rapporto particolare con queste facoltà, scrive Lewis Powell. Ora, sapete che da queste prescrizioni, questo è successo, questo è accaduto, le facoltà sono state infiltrate da questi personaggi, quando lui dice creare un esercito di docenti che credono fermamente nel sistema delle imprese. Lo hanno fatto, lo hanno creato. E adesso non c'è più una facoltà di economia al mondo, delle università rispettabili, ma neanche di quelle non rispettabili, che insegni qualcosa di diverso dal dogma del libero mercato neoliberale, che questi personaggi hanno portato dentro gli insegnamenti. E così anche in scienze politiche. Si fa molta, molta fatica a trovare qualcuno che abbia una voce di dissenso. Nelle facoltà di economia non c'è più nessuno. Sui media, vado avanti rapido, Lewis Powell fa la stessa prescrizione che fa per l'università. Vanno infiltrati, vanno proposti i nostri temi, vanno proposti i nostri contenuti. E poi dice una cosa che è interessantissima in questo documento. Dice: dobbiamo colonizzare le edicole. Pensate fin dove sono arrivati a pensare. Nelle edicole, dice Lewis Powell, non si trovano pubblicazioni che promuovono i valori del nostro sistema. Non ci sono. Dobbiamo invadere le edicole con pubblicazioni di questo tipo. È successo o non è successo? Oggi le edicole sono invase da pubblicazioni che promuovono il sistema dei commerci, la famosa esistenza commerciale, il sistema della cultura della visibilità mass mediatica che questi personaggi volevano affermare. Lo hanno fatto. Un'altra cosa che prescrive Powell, chi vuole cambiare la storia, chi vuole fermare questi 200 anni di storia straordinaria e ribaltare completamente i destini dell'umanità, devono essere persone estremamente capaci, estremamente preparate, estremamente ben finanziate, cioè il meglio del meglio. Pagati, dice, cito testualmente, pagati allo stesso livello dei più noti businessman e professori universitari. Dovete essere competenti. Le nostre presenze nei media, nei convegni, nell'editoria, nella pubblicità, nelle aule dei tribunali e nelle commissioni legislative dovranno essere superbamente precise e di eccezionale livello. Sono 38 anni che i migliori cervelli selezionati dall'università, colonizzati in questo modo, con i migliori soldi, con le migliori capacità, lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ribaltare la storia, per completare l'opera di ribaltamento della storia, per riportare il potere laddove il potere vuole essere, il vero potere, quello che veramente decide delle nostre ore di lavoro, dei nostri stipendi, dei tassi, dei nostri mutui. Sto parlando di queste cose, dei nostri ambulatori e dei servizi alla cittadinanza che noi riusciremo a dare agli anziani e se non agli anziani, agli ammalati, eccetera. Lavorano 24 ore su 24 per questo, da 38 anni. Ora, io dico solo una cosa. Quando i gruppi alternativi, che io sapete critico, vogliono, credono di poter cambiare queste macchine enormi, sventolando bandierine, facendo manifestazioni e feste di carta in piazza, ma cosa credono di fare? Questo è un esercito di persone competenti e presenze nei media, nei convegni, nell'editoria, nella pubblicità, nelle aule dei tribunali, nelle commissioni legislative, nell'università. Hanno infiltrato tutto, con mezzi enormi.